Questo lavoro si occupa di un problema di meccanica della struttura elastica che ha dei risvolti nel campo del testing e anche e può averne nel campo applicativo. Dunque, interrogare diversamente da quello che succede nei materiali isotropi e nei materiali in composite, fibro-rinforzati, con forza continua la matrice polimerica, il modulo 2 assume anche in ambito prettamente applicativo una certa rilevanza. Infatti, la microstruttura particolare è tale per cui in questi materiali un difetto preesistente può propagare secondo il modulo 2 senza che il percorso di frattura devi cercando di evolvere il modulo 1. In particolare, dico questa matrice polimerica, sono molto sensibili ai danneggiamenti in modulo 2, nel caso di impatti a bassa velocità, impatti trasversali a bassa velocità. È pertanto naturale che nel corso del tempo si siano state sviluppate tutta una serie di test che servono a determinare la tenacità in queste condizioni. Qui vediamo schematicamente rappresentati i più comuni che in generale svolgono tutti i provini sulla città di flessione con delaminazione sul piano medio e si distinguono per la posizione della delaminazione in piccoli. Sono delle questioni aperte che riguardano la validità di questi test. Una di queste è l'attrito che si sviluppa tra le fasce della cricca quando il provino viene appunto caricato. E l'altra invece è la validità dell'uso della teoria delle travi per ridurre i danni che si ottengono da questi test, validità che alcuni cominciano anche a estendere nel campo strutturale perché in letteratura si cominciano a trovare analisi di strutture delaminate condotte con la teoria delle travi al fine di prevedere una resistenza. In questo lavoro ci siamo occupati prevalentemente di approfondire alcune di queste tematiche con riguardo alla cosiddetta prova CNF, che è quella con delaminazione centrale, che è quella che abbiamo schematizzata. Per fare questo abbiamo formulato un problema elastico che coinvolge una striscia infinita caricata in tre punti nella configurazione polisportata. La striscia è un materiale trasversalmente isotropo e contiene un taglio che modella una dritta piatta acuta per le dritte superficiali sotto il punto centrale di carico sintetica rispetto allo stesso. Il problema, oltre a prestarsi all'analisi della specie per il test prima illustrata, può avere anche qualche interesse nel campo dell'analisi strutturale, perché questa è una configurazione tipica per l'appunto di laminati che hanno subito un danneggiamento da impatto a bassa velocità. Pertanto, nel proseguo andremo a vedere dettagliatamente qual è stata la formulazione del problema e tratteggeremo per sommi capi la tecnica di soluzione che è per certi versi un po' old-fashioned, ma è molto efficace per il tipo di problema proposto. Dopodiché potremo andare a passare all'analisi dei risultati e vedere il confronto anche con altre soluzioni disponibili per lo stesso problema e andare ad analizzare quali sono i parametri che hanno maggiore influenza sulla soluzione, specialmente con riguardo al caso dell'attrito. Allora, in generale i problemi che coinvolgono attrito e contatto come questo possono essere particolarmente complessi. Per rendere questo problema trattabile abbiamo fatto alcune assunzioni che peraltro in realtà non inficiano particolarmente la validità e la generalità della trattazione. Abbiamo supposto che la prova, la struttura fosse modellabile con una striscia infinita e ci siamo messi in condizione di deformazione piana, peraltro la soluzione per il caso di sforzo piano era recuperabile immediatamente con un cambio di costanti elastiche. La simmetria del problema ha suggerito che gli spostamenti fossero adesso con le simmetrie e abbiamo considerato il caso di un materiale elastico trasversalmente isotropo che simula i compositi unidirezionali che tipicamente si usano nel testing. Peraltro la trattazione resta valida in un ambito più generale, almeno fino a quando nella legge costitutiva non compaiono termini di accoppiamento, taglio o estensione. Purtroppo non abbiamo il tempo di discutere invece l'ipotesi di cricca completamente chiusa sotto l'azione dei carichi esterni, che è molto interessante e ci rimettiamo a dire che essa concorda con dei risultati di letteratura. Per quanto riguarda l'attrito, l'abbiamo proposto con forma alla legge di Coulomb e ci siamo limitati al caso in cui l'attrito è basso e le facce della cricca sono sempre libere di scorrere le una alle altre. Vedremo soltanto i risultati per la storia di carico monotone. Per la soluzione abbiamo usato una tecnica che è abbastanza sviluppata, che è stata frequentemente impiegata storicamente. Abbiamo diviso un dominio in due strisce,
la Y positiva e con la Y negativa, e poi abbiamo cercato le soluzioni in due strisce separatamente e le abbiamo giuntate mediante l'imposizione di alcune condizioni di quantità associate alle due strisce di Gregor, effettivamente non c'è più e non c'è meno. Per formulare il problema ci siamo affidati alle equazioni di Navieri, che nel caso di materiali anisotropi assumono questa forma e i cui compagni sono i coefficienti, che sono funzioni costanti elastiche del materiale, e gli spostamenti orizzontali U e verticali B, che sono le incognite del problema. Oltre agli spostamenti, come incognite, abbiamo anche il salto di spostamenti orizzontali tra le fasce della quinta, lo slip. Per questione di comodità non abbiamo usato direttamente questa come incognita, abbiamo introdotto una funzione ausiliaria che non era la derivata dello slip rispetto alla posizione, che ovviamente è nulla dove il materiale è continuo, e tra le facce della cricca soddisfa questa condizione integrale che semplicemente serve a imporre che gli spostamenti siano funzioni a un solo valore. A questo punto si usano, si apre la trasformazione di Fourier agli spostamenti attraverso le equazioni di Navier e condizioni del contorno, si possono ottenere delle espressioni per gli sforzi in funzione di x. Usando infine la legge di Coulomb, che vediamo schematizzata qui, in cui i miei coefficienti di attrito, la riportata prima, no? Si può ottenere un'equazione integrale, che quindi è una forma molto compatta, per b di x, che a questo punto è l'ultima incognita del problema. Vale la pena sottolineare che sotto le ipotesi fatte il problema rimane lineare. Purtroppo sia il kernel che il termine noto dell'equazione sono un po' troppo complicati per sperare una soluzione analitica, e quindi abbiamo dovuto ricorrere a una tecnica numerica per risolvere il problema. Nota B, tutti i campi elastici del laminato sono noti, e si può procedere a determinare il tasso di raggio dell'energia che abbiamo fatto secondo la proposta di letteratura, che prevede di determinare innanzitutto il contributo della singolarità di sforzo nella maniera classica, determinando il K, e poi attraverso una costante del materiale, il termine che abbiamo chiamato G2. E poi il contributo dell'assetto, che è dato da questo integrale che si trova in fascia della dritta, che compare gli sforzi d'attrito tra le facce della cricca, e questo che è esattamente lo slip, il salto di spostamento. I due termini si combinano poi nella seguente maniera, con sottrazione, per dare il tasso di rilascio dell'energia totale. Per quanto concerne i risultati che vedremo, abbiamo utilizzato tre materiali. I primi due, che sono due materiali che sono molto comuni nel campo applicativo, mentre invece il terzo è un materiale che si ritrova un po' meno frequentemente nelle applicazioni, ma ha delle peculiarità, in particolare l'altissimo rapporto E su G, che sono molto interessanti per mettere in luce alcuni fenomeni. Per quanto riguarda invece gli altri parametri, ci siamo mossi in cambi che possono essere interessanti sia per il test che per applicazioni d'altro genere. Ok. Questo è giusto per cominciare, qualche considerazione generale. Qui vediamo fondamentalmente i fattori di forma, a stare a sforzo di taglia nominale. Calcolando ceteris paribus per tre diversi materiali. Come si vede, la differenza tra i risultati è molto grande, cosa che uno non si aspetterebbe se considera solo il problema canonico, in cui l'anisotropia del materiale conta molto meno nel determinare il fattore di intensificazione degli sforzi. Quando la geometria è finita, invece, il fattore di intensificazione degli sforzi dipende fortemente dal materiale. Un altro effetto interessante è illustrato qui. In questo problema gli sforzi d'attrito hanno delle simmetrie tali per cui contribuiscono positivamente a incrementare il K2. Peraltro questo effetto nel campo delle geometrie che è stato esplorato si vede soltanto per bassi a su L e per elevati valori dello spessore. Infatti, il contributo che dipende dall'attrito, dal coefficiente di attrito, degli sforzi di attrito non si vede più quando ci si sposta o molto lontano dalla sorgente degli sforzi di attrito, oppure quando si sta a bassi spessori, dove allora prevale senz'altro la flessione.
assunzioni che potenzialmente potevano più limitare il campo di validità di questa analisi è quella dell'infinitezza della striscia, che è molto comoda sotto molti aspetti, ma che poteva portare a dei problemi. Per verificare che non fosse troppo influente, abbiamo fatto delle simulazioni di elementi finiti su delle geometrie di estensione finita, in particolare pari a di lunghezza totale di 1,6L. E abbiamo visto che in generale gli effetti di bordo sembrano essere trascurabili. Qui vediamo un confronto tra gli sforzi normali calcolati nei due modi e in due diversi casi, ad esempio, nell'intorno di questo punto. Le due soluzioni concordano molto bene e non sembra che il bordo libero abbia un effetto particolare, almeno nel campo di geometrie a cui ci siamo limitati. In generale, peraltro, tutte le quantità ottenute con i due modi erano in ottimo accordo. Quindi vediamo un esempio di calcolo di G2 con i due metodi. Per fare un confronto con la teoria delle travi, possiamo andare a calcolare questo rapporto tra la differenza tra il G2 calcolato con questa soluzione e il G2 proveniente dalla teoria delle travi, rapportato al valore ottenuto con la teoria delle travi, per fare al variare del rapporto H su L. Beh, come si vede, l'errore che si commette utilizzando la teoria delle travi può essere decisamente marcato, specialmente a bassi H su L, e questo ovviamente non era tanto immediato, e invece aumentare il rapporto H su L era più immaginabile. Peraltro, più immaginabile non è una misura molto quantitativa, adesso finalmente abbiamo anche una idea di quanto sia questa differenza. Se per questo materiale che è composto di fibra vetro la differenza è sensibile, per il composto di fibra di carbonio PEI la differenza è notevolissima. Bisogna però dire che con una scelta un po' accurata della geometria è probabilmente possibile trovare delle condizioni di test tali per cui la teoria delle travi sia accettabile in fase di riduzione dei dati. Molta più pura è da porre invece in fase di analisi strutturale, perché l'uso della teoria delle travi potrebbe portare a delle sottostime gravi della driving force del processo di frattura. Molto rapidamente, perché penso di non avere più molto tempo, qui abbiamo un confronto tra un rapporto tra il GF e il GT per valutare l'influenza dell'attrito su questi test. Come si vede anche qui, non sorprendentemente, ad alti valori di H, cioè quando la distribuzione sotto gli sforzi, sotto il carico concentrato, passa da essere molto stretta a molto estesa, l'influenza dell'attrito aumenta. Lo stesso è a bassi valori di A su L, in realtà c'è un massimo, dipende da un effetto un po' più complicato, ma il concetto più o meno è quello. E come si vede può essere molto marcata la linea 1, è la linea in cui GF vale la metà di G2. Se andiamo a vedere una configurazione, andiamo nello specifico ad osservare più da vicino l'effetto su una configurazione geometrica, cioè che da H da su L è tipica del testing, possiamo vedere che anche per valori di coefficienti di attrito ragionevoli, 0,3, l'errore che si commette trascurando la parte di attrito potrebbe essere decisamente rilevante. Benissimo, l'analisi che abbiamo condotto ha mostrato che nell'ambito di applicabilità della teoria delle travi a casi di strutture costitutive di derivazione potrebbe essere realmente limitato. Inoltre abbiamo visto che sia in fase applicativa che in fase di testing il contributo dell'attrito è spesso e volentieri non trascurabile. Purtroppo la forte dipendenza della soluzione elastica dalle costanti del materiale impedisce di trarre delle conclusioni di carattere completamente generale.
Per quanto riguarda gli sviluppi, purtroppo per fortuna, si sono fatti validare risultati per via sperimentale, ad esempio attraverso misure di deformazione all'apice della cricca. Peraltro, ora che ci siamo uniti in uno strumento completo di analisi tra questa geometria, si potrà innanzitutto procedere al confronto sensato con i dati provenienti da altre geometrie di prova e anche effettuare uno studio mirato per la selezione di geometrie che siano le più adeguate per i confronti del testing. Con questo.